Adesso passo la parola al dottor Iafica per l'appello. Marcelli. Presente. Massa. Presente. Singh. Presente. Freretti. Presente. Salvini. Presente. Ghielli. Presente. Vietti. Presente. Tira. Presente. Soromani. Presente. Tenini. Presente. Bravo. Presente. Capelli. Presente. Arrivare. Bene, passiamo quindi al punto 1, lettura e approvazione dei verbali dell'assunto precedente del 26/11/2022, deliberazioni dalla 43 alla 47. I suoi consiglieri hanno avuto modo di esaminare i documenti che hanno ricevuto, quindi metterei in votazione il punto 1, chi vota a favore? Passiamo quindi al punto 2, modifiche e integrazioni al regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti TARI in conformità alla deliberazione ARERA numero 15/2022, esame e approvazione. Lascerei la parola al vice sindaco Ghidelli per il punto 2. Allora, semplicemente siamo andati a modificare il regolamento della TARI in base a quella che è stata la deliberazione di ARERA. Le tre modifiche principali che sono state apportate a questo documento sono il nuovo metodo che verrà utilizzato per il calcolo della TARI che ha deliberato ARERA, che come ben sapete c'è una parte fissa e una parte variabile. Con questo nuovo metodo verrà a incrementarsi la quota relativa alla parte variabile mentre diminuirà la parte relativa alla quota fissa. Quello vuol dire che in teoria per coloro che hanno dei membri dei nuclei familiari più numerosi, in teoria dovrebbe aumentare la quota variabile. Il secondo punto è che viene, questo è stata una modifica che abbiamo portato noi l'anno scorso veniva calcolato la TARI inizio anno e sulla base di quanto veniva calcolato per il nucleo familiare inizio anno, questa rimarrà tale fino alla fine dell'anno. Dall'anno prossimo invece verrà sì calcolata inizio anno dopo la TARI, ma verrà variata poi in base alle eventuali variazioni del nucleo familiare. Quello vuol dire che se una famiglia inizierà l'anno con un interesse nel nucleo familiare, nell'arco dell'anno ci sono delle variazioni del nucleo familiare, anche la TARI si adegua a queste variazioni. E il terzo punto, che è anche questo in base alla deliberazione di ARERA, vi è la possibilità per le aziende di esternalizzare totalmente o in parte il servizio di raccolta rifiuti su determinati rifiuti e pertanto vi è la possibilità di sgravare totalmente o in parte la quota della parte variabile. Noi siamo andati a indicare in questo regolamento che ad oggi come comune se esternalizzano totalmente la raccolta viene sgravata al 100% la quota variabile, se invece viene esternalizzato solamente una parte della raccolta viene sgravato fino al 50% della quota della parte variabile. E queste qua sono le modifiche principali. Se avete qualche domanda o... Sì, questa quota eventuale del 50% che non è a regola che stabilisce, ma è a vostro amministrazione, avete provato a quantificare quanto andrete a pesare? Perché cambia. Allora, non è senso che abbiamo provato a fare delle indagini, ma siccome ad oggi sono solamente due le aziende di Cottolengo che hanno attivato dei servizi esterni, di cui una ha esternalizzato tutto, pertanto non pagherà questa parte variabile, e l'altra, come dice l'azienda di cui parlavamo in preconsiglio, purtroppo ad oggi non si riesce, anche perché con il movimento di quant'altro non si riesce a fare una previsione. Comunque, essendo solamente un'azienda, non essendo tante, per ora non mi so dare una quantificazione. Abbiamo fatto delle valutazioni, ma tra virgolette abbastanza ininfluente. Da un anno di sperimentazione, dopo questo anno si vedrà chi aderisce o meno al... Perché un po' mi turba l'idea che possa essere presa davvero in seria considerazione da parte delle aziende questa attività di incalcolare la TARI poi invece su un pezzo ordinario. Poi la toglie per l'anno prossimo, aderisco un po' d'aziende, possiamo andare a tagliare il 50%, secondo me se al 50% non ho avuto l'anno di sperimentazione, più o meno non potevamo sapere, ci siamo un po' battati anche su quello che hanno avuto. L'anno prossimo se dovessero accettare e analizzare il servizio di tante aziende nulla toglie di andare a condividere.
percentuale in base appunto a quali aziende, come... Perché non si può che essere d'accordo sul fatto che l'azienda che si industria e si arrangia a smaltire i propri rifiuti vada scavata di tasse, ci mancherebbe altro, sia ben chiaro per tutti noi. Però l'idea che nel pacchetto complessivo che ci sta alle nostre spalle, che però in prospettiva potrebbe accadere che io, la signorina Sormanto, no, Sormanto come ha detto te, signorina. Grazie, più questo un po'. Secondo me quella non parla. Sì, sì, era assolutamente. Ma è la parola delle aziende che è interessante, è spesa. Quindi, siccome non possiamo votare spacchettato questa roba qua, vabbè, poi tu metti più in votazione, ci teniamo almeno, o anche contro, ecco, ma è proprio un'idea per il momento, ecco, questo proprio di che nonostante che sia il vice sindaco, manca un dato sostanziale per poter fare un'analisi che è chiesto. Sì, ma era stata fatta, ma supponiamo che adesso praticano questa cosa, non la praticano, la praticassero. Allora la praticassero ci costerebbe tanto così, la cifra va risparmiata su tutti quanto o meno trattare, insomma, questa sì. Ma ci sarà questa cosa, scusate. Perché se io smaltisco dei rifiuti speciali potevo essere sgravato per la mafia, era già anni che si sì, ma il costo adesso cambia. Ma i comunque vanno comunque conteggiati come un rifiuto, quindi tra virgolette se io smaltivo 1000 euro di rifiuti speciali nella mia azienda, una quota a parte mi veniva sgravata nella tariffa, perché c'era già, bastava che portassi il formulario e compilassi la scheda. Però adesso accade che se N aziende fanno questa cosa, il costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti va risparmiato, questo mi sta donando quando saprò quanto costa. Non possiamo solo stabilire la percentuale, quest'anno dobbiamo così, proviamo a cambiare. Bene, sono altri interventi, sono messi in votazione il punto 2, modifiche di integrazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti TARI, in conformità alla deliberazione di ARERA numero 15 2022, esame e approvazione. Chi vota a favore? No. Chi si astiene? Chi vota contro? Ma perché sta male, Passiamo quindi al punto 3, razionalizzazione periodica delle partecipazioni, dati relativi alle partecipazioni detenute al 31-12-2021. Lascio nuovamente la parola al vice sindaco. Semplicemente siamo un documento fondamentale, un'operazione che bisogna fare entro la fine dell'anno. L'ufficio ragioneria ha fatto un cerchio delle partecipate che abbiamo e è andato a verificare che tutte queste rispettino dei requisiti necessari finché noi continuiamo a tenerle tra le aziende di cui noi abbiamo delle quote di partecipazione. Confermo che stiamo proseguendo l'iter per uscire dalla quota SSPA. Poi, anche su questo non so se avete altre domande. Detto quindi in votazione al punto 3, razionalizzazione periodica delle partecipazioni, dati relativi alle partecipazioni detenute al 31-12-2021, chi vota a favore? Unanimità. Passiamo quindi al punto 4, variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e contestuale modifica programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e programma biennale fornitura e servizi 2022-2023. Lascio anche per questo punto la parola al vice sindaco. Allora, come ben sapete, fino all'anno scorso non si potevano fare variazioni di bilancio oltre il 30 di novembre. Da quest'anno per il PNRR, per i contributi eccetera, hanno inserito questa possibilità di fare delle variazioni di bilancio per dei fondi che si ricevono per il PNRR. E siccome noi abbiamo ricevuto 10.172 euro per la piattaforma digitale nazionale dati, abbiamo dovuto effettuare questa variazione di bilancio. Contestualmente abbiamo fatto anche una modifica del programma.
triennale delle opere pubbliche, dove siamo appunto andati ad inserire quel 10-15% che vanno deliberato nel Consiglio Comunale scorso, che ci è stato dato in più per gli aumenti dei materiali per i lavori. Sì, come vi dicevo è un'altra, visto che abbiamo messo mano a un insieme di finanziamenti, di progetti per quanto riguarda l'innovazione digitale della pubblica amministrazione, quest'ultimo prevede la possibilità da parte del cittadino di inserire i dati, di comunicarli all'ente una sola volta e dopodiché sì, questi dati vanno all'interno di una banca dati poi unificata in modo che altri enti che hanno bisogno di questi dati possono accedere senza che il cittadino debba nuovamente ripetersi tutti i dati forniti dalla pubblica amministrazione. Metto quindi in votazione il punto 4, variazione del bilancio di previsione finanziaria 22-24 e contestuale modifica del programma triennale dell'opera pubblica 2022-24 e del programma biennale del fornitore di servizi 22-23. Chi vota a favore? Chi si astiene? Per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi la seduta si chiude? Buon pranzo e buon Natale a tutti.